Siamo su Via Salaria, sentite questa gran confusione, qui è veramente un mondo di confusione, c'è l'università, un gran traffico, però qui su Via Salaria 125 c'è una sorpresa. C'è una sorpresa, entriamo in un mondo altro, nell'altro mondo materialmente. Eccolo, eccolo qua, il mondo altro. È il mondo di Lucilio Peto. Chi era? Era un grande, un alto magistrato del tempo di Augusto, quindi siamo 2000 anni fa, che morì sulla via Salaria e fece la sua tomba, molto ricco, e lo dimostra anche la tomba, che è enorme, è un grande mausoleo, simile al mausoleo di Augusto vero e proprio, quello che sta a Piazza Augusto Imperatore, per capirci. Quindi una tomba circolare con una grande iscrizione di un alto magistrato, e qui il silenzio fa da padrone, abbiamo dimenticato il rumore del traffico e siamo nel mondo altro della via Salaria, che era un cimitero, come tutte le grandi strade romane. Fino a qualche tempo fa qui era coperto. 1887. C'è Roma capitale 1870 e c'è il grande sviluppo urbanistico di Roma. Il quartiere Salario nasce proprio tra 1884 e 1926, si fanno degli scavi, questa era una vigna, era la vigna di Bertone, Cesare Bertone si chiamava così, vengono fatti questi scavi e viene trovata questa tomba enorme. Naturalmente anche a quel tempo l'archeologo di allora, che si chiamava Rodolfo Lanciani, disse conserviamola a futura memoria, e adesso noi l'abbiamo anche restaurata, quindi è parzialmente visibile per il pubblico. Leggiamo un attimo insieme l'iscrizione. Marcus Lucilius, Marci Filius, MF, Marci Filius, Scaptia, sarebbe la tribù a cui apparteneva, Paetus, Prefectus Equitum, prefetto della cavalleria, era un prefetto, ancora oggi il prefetto è una carica altissima, è un personaggio, Lucilia, Marci, figlia Polla, Solor, era sepolto Lucilio Peto con Lucilia Polla, sua sorella. Umberto Broccoli ci ha mostrato la tomba, l'esterno della tomba, con le archeologhe andiamo a vedere l'interno. Accendiamo allora, no? Siamo per entrare. Questa era l'ingresso posteriore rispetto all'iscrizione che abbiamo visto. La tomba aveva originalmente soltanto questo corridoio e la cella sepolcrale che adesso andiamo a vedere in fondo. La cella aveva tre nicchie principali ed è rimasto un unico letto sepolcrale, chiamiamolo, in cui appunto veniva deposto il morto. Chiaramente questo luogo è stato ripetutamente saccheggiato, sia in epoca antica che in epoca moderna. Un secondo momento viene completamente interrato, però ha una seconda vita molto più tarda e arriviamo nel IV secolo. Nel IV secolo vediamo adesso la sistemazione di altre tombe. Non solo si comincia a utilizzare il corridoio con delle tombe a terra, queste impronte che voi vedete sono delle tombe, e si comincia a scavare anche dei loculi nelle pareti. Utilizzato tutto questo spazio si comincia invece ad approfondire, si costruisce una piccola catacomba, quindi diciamo, mentre la parte sopraterra che voi vedete è in calcestruzzo, la parte inferiore è direttamente scavata dentro il tufo. Scendiamo. Questa zona particolare, cioè fra Salaria e Nomentana, è ricchissima di cunicoli sotterranei, perché è la zona, diciamo, di Roma che aveva il miglior tufo per le costruzioni. Quindi abbiamo una serie di cunicoli sotterranei, ripeto, in buona parte utilizzati proprio per catacombe e per gli ipogei sotterranei. La parte superiore del tumulo, che probabilmente prevedeva un cono con alberature addirittura, veniva isolato dalla parte inferiore e da una lente molto spessa di argilla che fungeva proprio da impermeabilizzazione, quindi evitava che la pioggia, le radici entrassero dentro la tomba. Insomma, i romani erano grandi costruttori, esatto, anche di tombe. Anche di tombe, specialmente di tombe, cioè è un mondo sotterraneo che vale la pena conoscere. Finita la visita al mausoleo, usciamo e dal mondo altro torniamo a Roma.